Apri perché hanno suonato. Sì, hanno suonato il campanello. Ah, non si può dire. Ah, non si può dire, scusate. Non ho mai capito perché i musicisti se la prendono così tanto se noi DJ diciamo stasera suono in questo locale, una volta, se stasera suono in questo locale o suono questo disco. Allora, io parto dal presupposto che sicuramente gran parte dei DJ non hanno idea di che cosa sia un accordo, una triade, un rivolto e sono d'accordo che probabilmente una persona che ha studiato tanti anni musica, ha fatto il conservatorio, si è fatto un mazzo così, probabilmente dà fastidio sentirsi paragonato, magari o messo allo stesso piano di uno che non ci capisce un granché di musica e fa solo il DJ. Sono d'accordo su questo. Sapere, conoscere la musica è tutto un altro discorso che mixare e mettere due dischi a tempo, sicuramente. Però non capisco tanto questo fervore nel prendersela se noi diciamo che stasera suoniamo qua o suoniamo là. Allora ve la dovreste prendere anche con tutti quelli che dicono che suonano i campanelli o che suonano il clacson o che suonano in generale. Cioè, non trovo proprio il motivo, no, per prendersela su questo piccolo punto specifico. E allora cosa dovrebbero dire in Inghilterra che per dire suonare usano la parola play? Tutti quelli che fanno i musicisti per lavoro si dovrebbero inalberare e dire: io non sto giocando, sto lavorando. Io ammiro tantissimo chi ha studiato al conservatorio, chi conosce bene la musica e proprio per questo ho iniziato a studiarla anch'io, no? Prendendo lezioni private, cercando di capire. Ma insomma, trovo abbastanza superficiale il prendersela così tanto, no? Se noi DJ diciamo che suoniamo. Ieri sera ero su YouTube e sono incappata in un battibecco veramente acceso ed estremo, con termini estremi, tra due ragazzine che avranno avuto poco più di 18 anni, che credo siano piuttosto famose, nel mondo della musica trap. Una si chiama Anna e l'altra si chiama Marta. E praticamente stavano litigando perché una accusava l'altra di aver plagiato la propria hit. La hit di questa Anna la conosco perché si chiama Bando. E così mi sono andata a sentire anche l'altra canzone dell'altra ragazza per capire quanto effettivamente ci sia di plagiato nella canzone dell'altra ragazza. Siamo nel bando, sopra il booster, hanno fatture, no, non parlo di buste. Chiamami Gwen, metto la quinta, guarda come corre sta bimba. Effettivamente ci sono delle parti veramente identiche, altre parti un po' meno, ma sapete qual è la cosa? Io faccio veramente fatica a distinguerle, le canzoni trap, per me sono una identica all'altra. Sono andata a sentirmi un po' di canzoni trap, no? Le hit, per capire dove sta andando il mercato, cosa piace ai ragazzi, no? E ovviamente quello che sono riuscita a sopportare, perché veramente sono canzoni veramente noiose e piene di odio, di incitamento a questo rancore, a questo rimorso continuo. Cioè, a me fa veramente venire l'ansia questa cosa e niente, mi fa riflettere perché in teoria, no, questo tipo di musica dovrebbe essere tutta incentrata sulle parole, sul peso delle parole, però a me tante volte mi viene da pensare che veramente il peso delle parole non sia assolutamente preso in considerazione, perché vengono dette delle cose allucinanti. Recentemente ho letto il testo di una canzone famosa di Sfera Ebbasta, che tratta le donne in una maniera veramente obbrobriosa, come se fossero degli oggetti, come se fossero delle cose usa e getta. E a questo personaggio hanno dedicato una piazza nel paese da dove proviene. Stiamo parlando di ragazzini che non hanno assolutamente nessun tipo di esperienza perché sono in un ambiente che, ok, per quanto può essere difficile, è comunque protetto. E parlano di cose che secondo me sono spropositate per l'esperienza che possono aver avuto nella loro vita. E soprattutto una cosa che mi dà estremamente fastidio è proprio come viene considerata la donna per questa musica. Vengono fatte, condotte migliaia di campagne femministe per la parità dei diritti, per la dignità femminile, e poi le ragazzine si lasciano trattare in questo modo all'interno delle canzoni? E
e seguono questi tipi di artisti che trattano le donne proprio come se fossero degli oggetti di scambio, oppure che fossero tutte senza cervello, no? Che finiscono da un letto all'altro così senza cognizione di causa, come se non riuscissero a pensare, come fossero tutte avvolte soltanto dal soldo e dal dio denaro. Cioè, fa schifo, ragazzi. E per quanto un artista possa piacere, io penso che comunque i genitori debbano far ragionare, no, sul peso delle parole, perché secondo me veramente si è perso un po' il senso, sia all'interno di questi testi, ma anche di questo dibattito, di questo battibecco a cui ho assistito, che vengono dette delle cose veramente estreme, e poi magari sono i primi a diventare frustrati se qualche haters sotto i video scrive dei commenti negativi o cattivi o usa parole o termini estremi per giudicarli. Le parole sono armi, ragazzi, e secondo me dovrebbero veramente insegnarle anche a scuola a usarle, perché sono veramente delle armi, sono delle cose brutte che bisognerebbe utilizzare con parsimonia e con molto tatto, e questa cosa qui secondo me si sta un po' perdendo, insomma, io penso questo. Anche questa mania di chiamarsi bitch tra ragazze, ma se la mia amica mi chiama bitch le tiro una pizza, che è proprio, cioè, bitch, ma bitch tua madre, cioè, oh. Domenica prossima è San Valentino, ragazzi. Allora, San Valentino è una ricorrenza che a me a livello personale non mi è mai interessata. È una solita festa commerciale, no? Le cose che si dicono di San Valentino. Però a livello generale, a livello globale, una festa, una giornata per celebrare l'amore in generale è una cosa che mi piace tanto, un'istituzione che mi piace tanto. Di solito quella giornata lì io l'ho sempre passata con la musica, suonando, quindi facendo festa e stando con il mio più grande amore, ovvero la musica. Quest'anno non potremo festeggiare insieme, non potremo suonare, non ci sono feste, perché la situazione è ancora quella che sappiamo tutti. Ho deciso di festeggiare alla grande questa giornata insieme a voi con l'uscita di un nuovo singolo che uscirà sabato 13 febbraio in tutti i digital stores e in streaming. Sarà ovviamente in free download per la mia Tanz Family, che amo tantissimo e che quindi riceverà il solito pacchettino con tante cosine dentro, oltre la canzone, i crediti, ovviamente ci saranno anche altre sorpresine, e in più uscirà il nuovo shop online. Quindi insomma il 13 febbraio sarà una giornata che dedicata all'amore, insomma, sotto ogni aspetto. Spero che ci sarete, insomma, e se non siete iscritti alla Tanz Family su Telegram, siete benvenuti, basta che cerchiate Elena Tanz Family, iscrivetevi e siete dei nostri, insomma. Un bel gruppo di ragazzi che parlano, condividono la propria giornata e parliamo di musica, stiamo insieme, insomma, io sono molto contenta della forza che ha questo gruppo. Bene ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, era una semplice chiacchierata così per stare un po' insieme, e fatemi sapere nei commenti i vostri pensieri, i vostri punti di vista, vi leggo sempre tutti, vi lascio i commenti, i cuoricini, lo sapete che ci tengo tantissimo. Io vi mando un grosso bacione, ci vediamo lunedì alle 18 con un nuovo video dove risponderò a tutte le domande che mi avete fatto su Instagram, e buon weekend e buona musica.